This conference will now be recorded. Ok, bella Ok. parola. Settimana scarica di dati macro, come sapete, però ovviamente anche diciamo, a causa della stretta attualità, comunque vediamo molta volatilità e quindi faremo parecchi spotlight. Parleremo del scenario attuale. E vedremo come sostanzialmente per gli appassionati di matematica l'andamento dell'S&P può essere visto come una funzione a due variabili e dopo ne parleremo, molto interessante. Poi parleremo di chi sono i vincitori con questo scenario inflazionistico, ovviamente vedremo chi sono i perdenti, chi sono i losers e vedremo diciamo fino a quanto può arrivare il Nasdaq, nel senso che lo scenario sicuramente per il Nasdaq e per i titoli growth sono non è dei migliori nel breve. Poi parleremo dell'incubo dell'inizio shocking che ha avuto proprio il Nasdaq. Poi parleremo di uno dei principi del Nasdaq, dude in americano, in inglese americano. La variante americana vuol dire amico, tizio, e dude per noi è il nostro Facebook, Mr. Facebook, anzi Mr. Meta. E vedremo il jump down che ha fatto la sua società. Vedremo come con i quattro quinti delle società americane che hanno riportato, comunque si appresta a chiudere un'altra solida earning season. Questo, diciamo, looking at the bright side, e un altro looking at the bright side is gone with the flow, e l'altra puntata, diciamo, un'altra slide che completa quella dell'altra settimana, dove vediamo che il flow è sempre sulla parte equity. Poi vedremo il fixed income overview, quindi è un bloodbath su tutti i segmenti, su quasi tutti i segmenti del fixed income, a parte l'emerging market in local currency. Vedremo che questa settimana i tassi hanno smesso di salire, però keep flattening, c'è ancora una compressione degli spread, un ulteriore appiattimento della curva americana. Ora, se la memoria non mi tradisce, lo spread tra il decennale e il 2 anni è sceso sotto quota 50 in area 46-47 basis point. Quindi, insomma, diciamo che ricordiamo che la media girava attorno ai 200, quindi insomma, interessante. Poi, per i nostri amanti di calcolo e probabilità, vedremo come le aspettative di un rialzo di 50 basis a marzo è crollato rispetto a una settimana fa. Una settimana fa le aspettative di un rialzo di 50 basis era apprezzato dal mercato al 64%, ora giriamo intorno al 21-22%. E poi domandiamoci dove c'è la Fed put, cioè dove eventualmente la Fed, Santa Fed, è disposta di nuovo a mettere mano al portafoglio. Vi do una brutta notizia, nel senso per chi ama queste operazioni di mercato aperto, ci sono tanti che guardano l'S&P e il VIX. Noi invece ci focalizzeremo più sui credit spread degli investment grade bonds, e vedremo come lo spread attuale è way far from quello che erano stati in precedenza i punti in corrispondenza dei quali, gli spread in corrispondenza dei quali la Fed aveva intervenuto. Poi non potevamo parlare di Resurgence of Gold, il gold è tornato, ovviamente questa tensione, non so, stamattina si parla di, cioè più che tensione, ovviamente ha spinto il gold a fare di nuovo 1900, quindi non si vedevano da quest'estate. Fra l'altro queste 3 settimane sono state le migliori 3 settimane dell'oro da agosto 2020. E poi parleremo, questi alle volte li trascuriamo, ma parleremo dei nostri portafogli in consulenza e quello che hanno fatto a gennaio. Ok.
Settimana, come vedete, negativa ancora, soprattutto diciamo across the board. Come vedete, il contagio si sta, cioè la negatività si sta anche spostando sull'Europa, dove comunque i segni negativi sono molto meno importanti di quelli visti in America. Ovviamente abbiamo una settimana spezzata dove sostanzialmente lunedì, martedì, mercoledì la borsa è andata bene. Perché là sostanzialmente perché la minute della Fed era stata perceived as dovish, cioè vista come percepita come dovish, ecco perché il crollo delle aspettative di un rialzo dei tassi di 50 basis a marzo. Dopo però c'è stata l'escalation della tensione in Ucraina che ha rovinato la settimana. Fondamentalmente c'è stato una variabile endogena che ha giocato a favore la prima parte della settimana e poi la variabile esogena che ci ha rovinato la settimana, borsisticamente parlando. Ok, settori come vedete negativi un po' ovunque, ovviamente colpisce le banche, come vedete meno 5% in Europa, l'insurance meno 4,66%. E questo ovviamente perché i tassi comunque sono ritornati indietro, comunque è stata una settimana anche di tensioni, come abbiamo detto, extrapolitiche, quindi hanno, e politiche, quindi hanno colpito anche settori che erano stati sostanzialmente i winners di questo inizio 2022. Sulla settimana del bond diciamo che c'è un recupero, come vedete, non generalizzato, ma c'è un recupero. Su alcune classi, come vedete, ovviamente dopo ne parleremo diffusamente. Come avete visto, il decennale addirittura aveva sfondato quota 2% martedì e mercoledì, per poi rientrare chiudere la settimana sotto ai 2, in area 1,90, stessa roba per il biennale. Quindi, come avete visto, insomma, diciamo che è stata una settimana. Non così pesante dal punto di vista del fixed income come invece lo sono state quelle precedentemente. Tuttavia, come vedete, il bilancio year to date è abbastanza eloquente. Per quanto riguarda le valute, non ci sono grossi, grossi movimenti. Per quanto invece riguarda le due commodities che seguiamo, questa è stata la prima settimana negativa del petrolio dall'inizio dell'anno, mentre invece continua a passettini. Fa piccoli passi in avanti l'oro che ha fatto una performance se non on a weekly basis di 2%, year to date quasi 4%, con però avendo toccato 1900 che era da tanto che non si vedeva. Settimana, come dicevo, scarica dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista di labor market, jobless claim, ci ricordiamo, dato settimanale, quindi da prendere con le pinze. Ha chiuso la settimana con una richiesta in aumento di 248.000 unità versus 225 precedente, superiore alla survey che era pari a 218, quindi sostanzialmente un dato negativo. Di converso, vendite al dettaglio e produzione industriale hanno sorpreso positivamente, come vedete 3,8, nettamente superiore al dato precedente, anche superiore al consenso che era fermo al 2, stessa cosa produzione industriale a gennaio 1,4 versus meno 0,1 del dato precedente e versus i 50 basis point che vedeva la survey. Quindi dati positivi. Per quanto riguarda il nostro continente, come vediamo, GDP bang in line, come si direbbe in analisi fondamentale, con il consensus sia on a monthly basis sia on a yearly basis, 4,6 e 0,3, quindi sostanzialmente neutral. Mentre invece per quanto riguarda lo ZEV, che ricordiamo un indice di sentiment tedesco, diciamo danti contrastanti e contrastati, per la parte expectation a febbraio 54,3 meglio del dato precedente 51,7 ma leggermente inferiore alla survey che si attendeva a un valore di 55, componente current situation uscito a meno 8,1. Meglio il miglioramento dal meno 10,2 del dato precedente, ma leggermente al di sotto delle aspettative che erano pari a meno 6,5 come neutral.
Inflazione cinese, vediamo subito la differenza. Inflazione cinese, parliamo di uno 0,9 su base annuale, ricordo 7,5 in America. Calo rispetto all'1,5, netto calo rispetto al dato precedente dell'1,5 e touch lower rispetto alla survey che era pari all'1, quindi sostanzialmente un dato positivo, anche se non è un market mover così, insomma, in questa entità. Ok, quindi questo per la parte macroeconomica. Adesso parliamo piatto ricco, micifico negli spotlight. Allora, qua abbiamo immaginato, io non so chi è un amante della matematica, io sì, quindi ho immaginato praticamente di vedere l'andamento dell'S&P come una funzione dipendente X, mentre le due funzioni indipendenti, come ho scritto, sono rispettivamente la crescita reale del GDP e la politica monetaria. E quindi qui ringraziamo Goldman Sachs, però la funzione a due variabili è una mia idea. La tabella è loro, ma la lettura della funzione a due variabili è una mia idea. Quindi ne rivendico la paternità. Praticamente, come vedete, siamo nello scenario in cui rising interest rate, quindi i tassi si stanno rialzando, decelerating but growing GDP, vuol dire che GDP in fase di decelerazione, di rallentamento, è sempre una fase di crescita. Vedete che dal 75 ad oggi, diciamo, questo scenario qua ha prodotto in media l'8% di performance positivo. Quindi io direi che ovviamente stiamo attenti alle Cassandre, ovviamente variabili esogene sono difficili da controllare, che sono una pazzia totale. Come vedete stamattina meno 2,60, adesso poco tempo fa eravamo a meno 0,80, quindi questo non può essere controllato. Quello che possiamo fare però capire, grazie agli strumenti che abbiamo e grazie a tutte le ricerche che leggiamo, cosa possiamo fare e in quale momento siamo. Quindi, ceteris paribus, la situazione non è così negativa come in qualche maniera, come da parecchie parti magari sembra essere. Abbiamo sicuramente, non siamo in uno scenario super bullish come eravamo l'altro anno, però attenzione perché non siamo in una situazione da 1929 o da 1987, giusto per farvi capire. Quindi questo vi aiuta a capire come nucleando l'S&P si può vedere in funzione di queste due variabili come l'S&P si è comportato. Ok, qua ringraziamo JP Morgan, altro oracolo. Beh, qua non c'è molto da dire, no? Cioè, giusto per buttarvi giù due numeri e per farvi capire chi sono i losers e chi sono i winners. Allora, beh, i winners, mi scuso, ci sono lì 36% financials, energy 33%, tassi di rialzo ovviamente gioca a favore dei financials, inflazione gioca a favore degli energy e poi ben distanzianti industrials e materials. The flip side, che in italiano si direbbe rovescio della medaglia, dei vincitori sono i losers. Qua io ringrazio sempre il solito paisà Charlie Biliello. Beh, il loser è il repricing e il Nasdaq sostanzialmente, però quello che mi interessa farvi notare sono due cose. Lavoriamo prima sul grafico a destra, cioè quello che è praticamente grafica la mediana del price to sales. Ora, per i non addetti ai lavori, voi sapete che sostanzialmente le società growth, quelle che sono caratterizzate da alto potenziale di crescita, tante volte hanno anche margini negativi. Ecco perché si valuta le società sulle sales. Ecco perché price to sales. Ora prendiamo la mediana, perché ovviamente abbiamo la mediana indicatore di posizione, quindi non è sensibile agli outlier, quindi è più stabile dal punto di vista statistico-matematico. E come vediamo, nel giro di 3 mesi, questo indicatore, la mediana del ratio price to sales, è sceso da 8,5 a 6,4. Un bel jump down, come vedete, e quindi questo è una bella storia di repricing,
E voglio anche dire che anche secondo me, da un certo punto di vista, è anche salutare, perché ricordiamo che questo repricing ha coinvolto tantissime società, soprattutto quelle considerate non considerate, quelle che sono non profitable tech company, quindi le company tech che non producono margini economici positivi. Questo ovviamente ha colpito soprattutto queste società. Ovviamente ha colpito tutto overall, ma soprattutto queste. Se vogliamo fare un paragone con quello che era il 2012, cioè 10 anni fa, siamo più o meno, grosso modo, allo stesso livello di tassi. L'unica cosa che il Nasdaq è ancora 2 volte più caro di quello che era 10 anni fa. Quindi questo sicuramente è un warning da tenere presente, un dato di fatto. Viceversa, cioè viceversa, nell'altro lato invece il grafico sotto grafica il price to sales ratio, sempre il stesso price to sales ratio, sempre la stessa metrica, ma non ne prende la mediana degli ultimi 5 anni. Questa è quindi una valutazione, diciamo più isterica, passatemi il termine, cioè isterica nel senso che è ovviamente più legata ai movimenti, mentre invece ovviamente lavorando sulla mediana. Lavoriamo su una valutazione più neutrale, questa è una valutazione più isterica, vuol dire che prende gli isterismi dei movimenti. E come vedete, sostanzialmente siamo tornati ai livelli, sotto ai livelli di pre-COVID high. Quindi la domanda è lecita se questo bubble è una bubble proprio creato dall'effetto distorsivo della pandemia. Quindi voi sapete che aveva creato parecchie cose, parecchie distonie, parecchie, diciamo anche, come vedete in inglese, insanity, e ci si domanda proprio se questa cosa del Nasdaq era stato proprio creato, sembra proprio essere stato creato dall'effetto distorsivo della pandemia. Quindi due angle diversi di valutazione. Sempre sul Nasdaq, what a nightmare, i peggiori 2 mesi dal 2008. Grafico secco, come si direbbe in inglese, quick and dirty, non ha bisogno molto di commenti, penso. No? Quando fai un trade figo dici quick and dirty. Questo è un grafico, secondo me, che non ha bisogno di commentare, quick and dirty. What a nightmare. E poi parliamo di Mr. Facebook, lui è un bell'uomo e soprattutto ha fatto un bel punch. Allora, la sua compagnia era nei 10 mega cap, e fino a poco tempo fa, ci direi un mese e mezzo fa, due, adesso non mi ricordo esattamente, potrei sbagliarmi, ma di poco. La sua market cap, la sua società era, oltre ad avere più di 1 trilione di market cap, era sostanzialmente in sesta posizione, insomma, non male. Insomma, nel giro di un mese e mezzo ha perso 5 posizioni e 1ª, come vedete, ma soprattutto uscendo pesantemente, ovviamente, da il 1 trillion mega cap stocks e uscendo soprattutto dalle top 10. Voglio solo far presente che prima valeva più di 1 trillion e adesso va a 565 miliardi. Quindi io non so, però sicuramente è un'altra cosa da tenere presente e forse anche all'interno delle mega cap bisogna fare qualche riflessione, no? Infatti, dude, where are you going? Tizio, dove stai andando? Tizio, Caio. Questo invece, look at the bright side, abbiamo parlato del Nasdaq, abbiamo un po' di difficoltà, però io sono positivo di natura e quindi vogliamo anche tirare fuori le cose positive, perché poi fondamentalmente siamo degli stock pickers e guardiamo i fondamentali. Guardiamo i fondamentali americani, perché ovviamente sapete che l'America è quella più sotto l'occhio dei cicloni, quindi dobbiamo preoccuparci più dell'America, anche se noi, come sappiamo, siamo esposti più all'Europa, però ovviamente l'Europa da questo punto di vista è meno esposta a fenomeni inflattivi e quindi diciamo si difende meglio in questa fase storica. Però quello che voglio farvi presente è questo. C'è valore e questo è il messaggio che voglio darvi. Questo è praticamente l'aggiornamento della slide della settimana prima, solo che la settimana prima erano 2/3 e
di società che avevano riportato, ed ora sono i 4 quinti, esattamente l'82%. Ringraziamo sempre il solito nostro paisà. E quindi diciamo che con l'82% delle società americane che hanno riportato, gli utili dell'S&P 500 si apprestano a far registrare un altro record high, si tratterebbe del quarto trimestre consecutivo. Gap EPS più 68%, per chi che non sa, per chi non sa, il gap non è il RAP, non è una marca, un RAP, ma è solo i principi contabili americani. Invece operating EPS è EPS operativo. Quindi più 68% più 41%. E questa è un'altra cosa importante, anche questo fa il paio perché ovviamente si modificano, questo secondo me è molto importante. Voi sapete che io credo poco ai contrarian, soprattutto se si è delle boutique come noi, piccoli ma belli, non conviene fare i contrarian. Quindi anche i flussi. Allora, giusto per farvi capire. Il 51, siamo alla locazione maggiore, nonostante l'inizio shock dei mercati azionari, la locazione sugli US equity da parte delle famiglie americane, dei fondi comuni di investimento, dei fondi pensioni tutti americani e degli investitori stranieri non è mai stata così elevata, 51%. Quindi questo vi fa presente che nonostante tutto quello che sta succedendo, la guerra in Ucraina, queste robe qua, comunque la gente, gli operatori, la gente comune, gli operatori si stanno comunque posizionando sugli equity. Di converso, però, within the equity space, vediamo che, e parliamo del grafico sotto, l'esposizione ai tech stocks è la più bassa dal 2006 ad oggi. Beh, questo è ovviamente è normale perché il settore merceologico è stato più esposto, che è più esposto a un contesto di inflazionisti con conseguenze di rialzo dei tassi è sicuramente il settore della tecnologia e tutti i titoli con growth. Di converso, ovviamente, la rotazione è stata forte, vistosa e poi potente, dove c'è stata un'uscita di growth e di tech versus versus acquisti massicci su financials, energy e su titoli vari. Qualora ovviamente l'inflazione dovesse rallentare, sicuramente questo potrebbe essere un valido trigger presa del tech. Se vi ricordate, l'altro anno, primi 3 mesi, value alla grande, e poi c'era stato il grande ritorno dei tech. Se vi ricordate, la narrativa del primo trimestre era stata tassi in rialzo, value e tech out. Dopo c'è stato il grande recupero del Nasdaq. Questa era stata la narrativa del primo semestre. Ok, parliamo di fixed income. Solo un attimo, 2 secondi ragazzi, che rispondo a un altro. Ok. Allora, abbiamo visto, allora parliamo di fixed income, importante. Allora, fixed income, è molto importante considerare, vedete, year to date, la performance year to date. Tutti i settori, sottosettori, come volete chiamarli, del bonds sono in pesante sofferenza, come vedete, fatta eccezione per l'emerging market in local currency e poi per i floaters investment grade. Non so se sapete cosa è il floaters, ma se vuoi. I floaters sono le obbligazioni a tasso variabile. Investment grade vuol dire che sono emittenti di, tra virgolette, ottima qualità, contraddistinti da un giudizio di rating tripla B meno in su, quindi tripla B, A più, doppia A e via dicendo. Beh, reasons for that, qua ci sono elencato su alcuni movimenti, sia sulla parte dei tassi, sulla parte degli spread, come le cose sono aumentate, come i tassi sono aumentati, come lo spread aumenta. Questo è un altro, sempre, perché ovviamente in questa fase, ovviamente ci sono tante slide che sono l'evoluzione delle slide delle settimane precedenti, perché c'è tanto da dire. Come vedete, a destra c'è il grafico a 2 anni e a sotto in basso
c'è la curva, ovviamente come vedete, ovviamente al di là dei rendimenti, vediamo come c'è stato un picco a metà settimana per poi rientrare in area 1,46,5 sotto l'1,5 e in area 1,93,92,86 sotto i 2 del biennale e del decennale, ovviamente in base a quello che all'evolversi della storia dell'Ucraina. Voi sapete che ieri mattina, ad esempio, sembrava che ci fosse una de-escalation e infatti la prima ora di contrattazione era positiva. Quindi qua si vive a ora, neanche la giornata. Però quello che mi interessa farvi vedere, al di là di cose che non ci competono, è l'ulteriore flattening della curva. Voi sapete che il flattening della curva non è un grande segnale, perché vuol dire che ci sono tensioni nel breve e preoccupazioni nel lungo. Qua, ad esempio, l'altra settimana, un paio di settimane fa, erano 65 basis point, adesso siamo a 40, 45, 47, quindi altri 18 basis point di compressione. Voi sapete che, occhio, che quando c'è una curva normale, che vuol dire normalità, tutto bene, vuol dire che i tassi a breve sono inferiori ai tassi a lunghi, poi quando c'è l'appiattimento vuol dire che c'è sottotensione a breve, preoccupazioni a lungo, quando invece c'è l'inversione, secondo alcune scuole di pensiero, anche tante volte è successo, non sempre succede, però ci sono certe evidenze empiriche che però hanno confermato questo, altre volte no, ma la maggior parte dei casi sì. Quando c'è una curva invertita, vuol dire tassi a breve superiori ai tassi lunghi, diciamo, anticipa una recessione. Quindi ecco perché riparlo dipendenza della curva, perché è importante che questa curva non si inverta. Non è sempre vero che una curva invertita ovviamente anticipi una recessione, però in passato è successo, ci sono state evidenze empiriche in cui l'inversione della curva ha anticipato una recessione. Quindi teniamo monitorato questo, ovviamente da una curva dei tassi che risente anche di quello che è successo diciamo da 2 anni a sta parte, quindi un po' una roba strana, influenzata anche da variabili del tutto fuori contesto macro, del tutto il contesto macroeconomico, però che hanno alimentato l'inflazione di oggi, no? Quindi perché la pandemia, l'effetto principale è stato l'inflazione, la crescita del GDP e l'inflazione. Ok? E questo è interessante notare per i nostri amanti di calcolo di probabilità, a me piaceva. Allora, sopra vi ho fatto vedere, è là sostanzialmente il numero, allora, sono i meeting della Fed e sostanzialmente il numero di, nell'istogramma, il numero di hikes, di rate hikes che si prevede. Quindi vedete l'istogramma, e sotto è la stessa situazione, però a una settimana fa, a San Valentino, giornata particolare. Quindi a una settimana di distanza. Quello che mi preme sottolineare, diciamo, parliamo del breve termine, che è quello che mi interessa di più. Focalizziamoci sul 16 marzo. Allora, il 16 marzo cosa vuol dire AX 1.228 e AX 1.645? Allora, questo è un modello che non vi sto a tediare, però sostanzialmente questo il modello ci dice questo, che col 100% di probabilità, ovviamente, perché sappiamo questo, il mercato sta apprezzando un aumento di 25 basis point il 16 marzo. Voi sapete che il 16 marzo la Fed inizierà il tightening, la politica di tightening dei tassi, quindi aumenterà i tassi. Cosa vuol dire invece i decimali? Vuol dire che al 64,5 il 14 stimava un secondo hike di 25 basis. Quindi 100% 25, 64,5 25, quindi totale 50 basis. Quindi al 64,5% stimava un aumento dei tassi di 50 basis. Questa settimana, il 21, scusate, non è proprio a ieri, sostanzialmente invece la situazione era drasticamente mutata,
con sempre il 100% di aumento dei tassi del 25%, ma solo il 22,8% di aumento di un ulteriore 25%, quindi solo il 22% di un aumento di 50 basis point. Questo ci dice cosa sta apprezzando il mercato attualmente. Ovviamente questo ci fa piacere, perché questo voi sapete che si riflette sul denominatore sia di un'equazione per tirare fuori il prezzo del bond, sia di un'equazione per tirare fuori il prezzo sia per la valutazione aziendale, no? Tramite risk free, ricordate quella slide sul risk free presa da Damodaran, e quindi questo sostanzialmente è il link tra la valutazione di un bond, la valutazione d'azienda e sostanzialmente come si muovono le aspettative dei tassi, non i tassi, aspettative. Scusa Daniele, questo Sì. cambiamento così breve diciamo che le motivazioni sono le motivazioni delle tensioni geopolitiche. Soprattutto la minute che è stata, sì, anche questo, ma soprattutto la minute della Fed che è venuta fuori mercoledì, è che ha sostanzialmente stata percepita come dovish dal mercato, è stata accolta favorevolmente. Quindi diciamo è un po', sia ovviamente la parte geopolitica, sia la parte che alla fine, voi sapete che Bullard, lui è il falco, voleva alzare come un matto, però l'hanno calmato, quindi voi sapete che ci sono 18 minuti, chi più hawkish, chi più dovish. Alla fine della fiera la minute è stata percepita meno hawkish di quanto si pensasse, dal punto di vista di variabile endogena, politica monetaria, ovviamente l'escalation, variabile esogena, tensioni geopolitiche hanno fatto il resto. Quindi diciamo che c'è una combination delle due che hanno fatto sì che le aspettative di tassi siano calate. Di aspettative di rialzo dei tassi, scusate. E questo, secondo me, bellissimo. Ringraziamo Boffa, ringraziamo anche SYZ Group, gruppo svizzero, fantastico, francese, parla benissimo, mi piace. E quindi parliamo di Fed Put. Questo è interessante perché questo è un grafico super. Allora, tanti operatori guardano, parecchi operatori guardano il VIX e l'S&P, ma soprattutto il VIX come diciamo una misura per vedere quando la Fed potrebbe diciamo intervenire in termini accomodanti, quindi iniettare liquidità. Allora, vediamo invece di guardare di un'altra angolatura, guardiamo lo spread sugli investment grade bonds. Investment grade sono ottime qualità creditizie, e vediamo come sono negli ultimi 10 anni sostanzialmente, quando è intervenuta la Fed in maniera ovviamente accomodante, e quando è intervenuta, quanto quotava questo spread. Allora, nel giugno 2013 Bernanke è intervenuto quando lo spread dell'investment grade bonds era su investment grade bonds erano 48 basis. La Yellen nel 2015 88 basis, scusate, sta caricando. Mentre invece Powell è intervenuto nel dicembre 2018 a 95. Ora siamo a 66-67, quindi mi sembra che ci sia non ci sia molta speranza, siamo molto lontani da questo da queste soglie che diciamo sono tra 90 e 100 basis per gli interventi accomodanti della Fed. In più voglio anche ricordare che ovviamente se guardiamo come un'opzione put l'intervento della Fed, vediamo anche che sicuramente lo strike sicuramente è aumentato perché ovviamente è spostato sicuramente. L'asticella potrà essere sicuramente viene modificata non nel senso positivo di un intervento accomodante da un'inflazione che ricordiamo è al 7,5% massimi da febbraio 82. Se escludiamo le componenti più volatili, quindi energy e food, siamo sul 6%, altra roba che non si vedeva dalle guerre stellari di Reagan. Quindi mi sentirei di dire che in questo momento
per chi spera di un evento, di un intervento della Fed, mi sembra che questo credit spread sia abbastanza eloquente per non per, cioè, diciamo, per allontanare qualsiasi speranza di un intervento accomodante, anche perché comunque non avrebbe senso, però anche come metrica siamo lontanissimi dalle soglie di intervento fatte precedentemente, in cui la Fed era intervenuta. Per cui non possiamo parlare di Resurgence of Golden, siamo, come avete visto, il grafico è a un anno, sui massimi di un anno a questa parte, abbiamo ritoccato i massimi che non si vedevano da maggio. Perché? Perché sostanzialmente abbiamo due dinamiche, una ancora esterna al sistema economico, quindi esogena, solita tensione geopolitica, l'altra endogena, interna al sistema economico, quindi il tasso reale dato dal differenziale tra tasso nominale e inflazione. Queste due vanno a influenzare l'aumento dell'oro, che ovviamente è considerato anche un aumento. È considerato un safe haven assets, anche se non sempre funziona come legge. Ovviamente voi sapete che l'oro, non dando nessuno, remunerando l'investitore, è negativamente correlato ai tassi reali. Quindi più i tassi reali aumentano, ovviamente più va giù, meno più i tassi reali diminuiscono e più va su. In poche parole, se vediamo l'oro e cerchiamo di calcolarne la derivata parziale come tassi, in funzione dei tassi reali. Come vedete, quello che mi interessa anche farvi vedere è sempre i flussi sono importanti soprattutto per noi. Come vedete, l'istogramma, quello evidenziato, vi fa notare che queste sono le migliori 3 settimane dell'oro da agosto. Questo vi fa vedere la performance. In realtà non vi ho messo i flussi perché c'è anche un bel aumento di flussi, ma non mi stava, veniva dopo troppi grafici, una slide, però ci sono anche i flussi, quindi sta andando su e con anche un po' con anche i flussi. Quindi è un rafforzativo. Ok, ho finito, quindi passo a parlare dei nostri portafogli in consulenza. Non ne parliamo troppo spesso, ma parliamone qualche volta perché è importante. Il conservativo ha tenuto meno 1,52 in un contesto sicuramente molto pesante, che era quello di gennaio. Direi che nel comparto obbligazionario, molto bene la tenuta dell'Ancostrain Bonds, direi molto bene perché quando tieni l'Ancostrain Bonds in questa maniera qua, con questo scenario di tassi, è molto bene. Cari contenuti per i cover bonds e l'aggregate denominati in dollari, flessione tra l'1 e 1, l'1,6 per l'aggregate a focus geografico globale governativi e per segmento corporate investment grade. Più marcata invece la performance negativa dell'investimento tematico convertible bonds. Ovviamente sapete che il convertible bonds è un bonds con una call option, con un embedded call option. E ovviamente anche la strategia Global Macro ha sofferto. Ok, il moderato ovviamente 5,18, qua soffriamo tantissimo l'esposizione ai fondi azionari, come vedete Europa 8, equity e Global Equity 10, meno 10 e US dollar. Il Morgan Stanley meno 20,71 con un impatto che ovviamente è pesante, pari al 2%. Ovviamente anche in questo caso qua, come vi dico, noi abbiamo già fatto fuori direi quasi un terzo di tutte le posizioni su questo fondo. Ovviamente cerchiamo di gestirlo. Sicuramente oggi non è mostro, queste settimane non sono il momento buono per venderlo, perché monitoriamo per poter, ma siamo usciti abbastanza, soprattutto nella prima parte di gennaio. Ok, e per la parte growth aggressiva sostanzialmente, ovviamente anche qua soffriamo quello che ci siamo detti, meno 7,39, oltre a quello che ci siamo detti precedentemente, abbiamo una sofferenza sulle small mid cap, meno 13,83, sulle healthcare, meno 8,87, quello che vi voglio far notare è una leggera, una, diciamo, una performance
pesante, ma molto meno di altri temi azionabili dell'investimento tematico low volatility, che ha fatto segnare un meno 3. Io con questo vi saluto e vi aspetto domande se ci sono, se no vado a vedere come va sta guerra in Ucraina. Allora, la parte macro veramente ho trovato delle riflessioni molto, molto interessanti, soprattutto sulla parte delle valutazioni e dei risultati aziendali. Adesso ve lo vado. Aspetta, vuoi le valutazioni? Vuoi. Sì, volevo un attimo ritornare sul discorso delle valutazioni prospettiche dell'S&P. Allora, aspetta un attimo. Aspetta, no, scusa, questo. Eccolo qua. Questa è la storia dell'S&P dell'earning season attuale. Quindi chiaramente questo è un segnale che comunque c'è una volatilità, ci sono dei movimenti di mercato, ma sostanzialmente ci sono ancora buoni fondamentali sulle società che Ottimi, riportano. ottimi fondamentali direi. Più che buoni, ottimi. Questo, e poi penso che volevi far vedere anche questo, dove si stanno collocando anche i flussi. Esatto, chiaramente anche i flussi che entrano nel mercato azionario non essendo così cospicui, è un segnale anche questo di. Sì, io non vi ho fatto vedere perché comunque cambiava poco perché l'avevo già fatto vedere l'altra settimana, che anche in questa settimana la tendenza c'è un'uscita dai corporate bonds e un'entrata sull'equity. Quindi anche in questo caso qua, anche da questo punto di vista, anche settimanalmente viene un aumento dell'equity. Ricordiamo che year to date siamo al massimo dei flussi di sempre sull'equity, superiore ancora all'altro anno che è stato l'anno record di raccolta sull'equity. E Daniele, hai qualche dato anche sull'Eurostock 50, sullo Stock 5600 dell'Europa, sull'earning season o no? Sull'earning season noi abbiamo molti meno dati che meno società che hanno riportato, perché qui abbiamo un campione quasi, non dico completo, però l'82%. L'earning season in Europa è iniziata più tardi. Però alcuni nomi li abbiamo, cioè nel senso ci sono state buone anche da parte delle società italiane che hanno riportato bene, però purtroppo è che tutto è stato offuscato dal contesto, quindi anche se le società hanno fatto bene, comunque tutto è stato abbastanza offuscato da una parte dall'inflazione e dall'altra parte da questa nuova tensione. E poi il tema, ad esempio, ieri sono stato presente a una conferenza con Interpump, a me piace molto la società. Il problema è supply chain, aumento dei costi, l'inflazione, dicono che per loro non è un issue perché riescono a ribaltarla, però è chiaro che anche società sane, forti, che sono attive nell'M&A, in questo contesto soffrono. Quindi, per esempio, Buzzi Unica, a me piace tantissimo. Buzzi Unica ha due problemi. Uno, che sono le emissioni di anidride carbonica, voi sapete che stanno mazzoccando il cemento, e l'altro è l'esposizione alla Russia. Loro hanno, mi sembra, un'esposizione tra Russia e Ucraina. Adesso non vorrei dire stupidaggini perché adesso non mi ricordo la memoria, potremmo essere intorno al 10%, tra il 6 e il 10%. Io ho una società così, che è una bomba, è È chiaro che veramente potrebbero così. le società legate alla Russia potrebbero subire delle Eh ripercussioni anche sì, in è di molto. diverse Quindi, situazioni. poi perché poi occhio che non si può fare parallelo con la Crimea, perché nel 2014 l'effetto Crimea praticamente c'è stato poco, ma Crimea è una cosa. Questo è un'altra, la Crimea, per chi è appassionato di storia, io lo sono, la Crimea è una regione russa regalata da Khrushchev dalla Russia all'Ucraina nel 1954, perché Khrushchev era ucraino, ma là erano 90-95% di russi, là in Ucraina dove stanno adesso non è così, e soprattutto più a ovest vai è ancora meno così, quindi la situazione è molto diversa.
Quindi, no, secondo me, parallelismi storici ribaltati sul corso azionario non so quanto possano reggere. Quindi, ovvio che so, società come per esempio Buzzi andrà a soffrire. Quindi, questo sicuramente è un problema. Quindi, anche se le società presentano buoni dati, sicuramente il momento non è Indipendentemente dei dalla migliori. volatilità a breve termine, che probabilmente continuerà finché non si Certo. stabilizzeranno l'escalation, abbiamo visto che comunque i fondamentali della società sono buoni, quindi Sì. cominciare a ripensare anche magari a entrare nel mercato in questo momento potrebbe essere Assolutamente. Beh, noi non in siamo un'ottica mai di usciti. 12-18 mesi molto molto Beh, noi non siamo interessante. mai usciti. Noi non siamo mai usciti, nel senso che secondo me è una follia uscire adesso. Poi su crisi e su variabili esogene, secondo me non si riesce mai. Perché i variabili esogene sono proprio self-panicking, cioè tu vendi perché hai self-panic e vendi. Cioè variabili endogene posso capire, ma variabili esogene non ha nessun senso. È come vendere sul Covid, cioè non ha nessun senso prendersi il meno 40%, non ha nessun senso vendere sull'Ucraina, cioè secondo me proprio non ha. Questo è ancora peso, cioè il Covid magari uno non aveva mai visto una roba del genere, ma ricordiamo la storia dell'Ucraina, cioè non è la prima volta che succede, ricordiamo, non so, possiamo parlare. So, del golfo del Tonkin negli anni 60, la guerra del Kippur, la guerra dei 6 giorni, cioè negli anni 70, non è che stiamo tornando indietro al 45 o al 41. Ovviamente dopo, cioè, se uno gli piace possiamo anche vedere l'effetto della borsa del 41 di Pearl Harbor, però non si può paragonare Pearl Harbor a Lugansk, no? Quindi, cioè, secondo me io starei molto molto tranquillo, non venderei niente, cercherei valore. Dove c'è il valore, lascerei perdere nomi, per esempio, non faccio il nome, posso farlo, però con nomi che più che un investimento, una roulette russa, cioè un titolo piccolo in Italia, scritto gas, ecco, lascerei perdere perché lì vai proprio a tirare la monetina e a seconda di come si mettono d'accordo, i leader mondiali, lì vai più 20, meno 20. È una pura speculazione. Però ecco, ci sono secondo me delle società ottime, che ad esempio c'è una società bellissima che mi piace, che fa moda, prêt-à-porter per moda, italiana, piccola, sono delle bombe, infatti è una società molto difficile da comprare perché è poco liquida, però c'è tanto valore. Quindi approfittare di questi scossoni qua, vedere se le borse, se anche i titoli buoni vanno giù, e comprarli, e questo può essere molto interessante. Secondo me è una buona occasione per fare uno screening selettivo di alcuni titoli interessanti. Ce ne Sono sono? d'accordissimo. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Sì, Daniele, ciao Luciano, ti volevo chiedere una cosa. Ciao Luciano! Ciao. Senti, poi si era detto a inizio anno che ci sarebbe stato un intervento nelle gestioni, qualche piccola correzione alla luce della situazione dell'inflazione e relativo aumento dei tassi. E mi sembra che non è stato fatto nulla o poco. Questo è dovuto al No. fatto che è cambiato qualcosa negli scenari, nella tua visione, o stai aspettando il momento No, propizio? purtroppo Luciano, il problema è che ci sei qua, finisce una roba e arriva un'altra, capisci? Sì, Quindi, nel infatti. senso che cerchiamo di massimizzare anche il P&L di ogni cliente, sai che noi coccoliamo tutti i private banker e coccoliamo i vostri clienti, quindi cerchiamo di non, soprattutto sulla parte fondi, sulla parte gestione, di non incassare perdite dovute anche all'isteria dei mercati su fondi, e quindi cercando di limitare in questo momento le perdite. O a vendere adesso, incassare. Il rialzo dei tassi, il sell-off sul growth, il peggior inizio di sempre del bonds, il peggior inizio di 30 anni di Nasdaq e la crisi ucraina. Adesso tu capisci che in 50, neanche questo sono 30-40 giorni di contrattazioni dall'inizio dell'anno. Concentriamo 5 effetti negativi che hanno picchiato pesantemente a destra e a manca. Allora cerchiamo di
vedere un attimo la soluzione, perché adesso praticamente cosa può succedere di peggio? Che ci tira la bomba nucleare, ma il resto è tutto factor in. Quindi adesso io mi aspetto, ovviamente è uno scherzo, la bomba nucleare, cioè adesso è tutto dentro, tutte le brutte notizie sono da dentro. Adesso peggio di così, cosa può andare? Quindi vendere adesso non ha nessun senso. Vendere adesso, e sai cos'è? Le correzioni, allora i portafogli nuovi le prendono, cioè ovviamente sui portafogli nuovi io non ho problemi, però le correzioni, il problema è che se vedo uno scenario di mercato degradato che praticamente sta apprezzando tutte le disgrazie del mondo, è ovvio che adesso cosa? Vendo malissimo. Allora io Chiaro, aspetto chiaro. che siano apprezzate, che adesso inizia a magari, perché ad esempio se c'è una de-escalation della geopolitica dell'Ucraina, già il mercato tira su. Capisci? Già questo ce la svanghiamo. Capisci? Allora, a questo punto qua, io perché devo fare un danno? Perché cioè, il portafogli modello va bene, questa è tutta teoria, però dopo bisogna calarli nella pratica. E se io sbaglio il timing, ma lo È sbaglio quello, magari certo. metà, perché adesso sto vendendo nel momento peggiore, non ha senso. Io aspetto, mi prendo una pausa di riflessione, vediamo come va l'Ucraina. Aspettiamo, perché ad esempio anche il rialzo dei tassi, ti ricordi che una settimana fa, 2 settimane fa, erano prezzati a 50, praticamente io vi ho fatto vedere al 64%, ma 3-4 giorni prima era prezzato al 90%, all'88% un rialzo dei tassi di 50 basis. Cioè, capisci? Certo. Cioè, adesso siamo ai 22, adesso bene o male, cioè le cose magari si calmano, e tutto, e dopo facciamo le modifiche, i mercati vanno su, tirano su. Cioè, perché anche sul Nasdaq c'è stato un repricing, cioè la roba che era volata anche sul nulla, sul non profitable tech, si sta riprezzando, ma questo riprezza tutto il settore, però le società buone ci sono, e come, anche nel Nasdaq. Quindi vuol dire, bisogna solo avere pazienza e ovviamente cercare di non danneggiare i clienti, perché se chiudo a meno 10 o se chiudo a meno 2 non è la stessa cosa, perché poi Certamente. anche quanto vado a investire non è la stessa cosa. Io devo dare nel long run e gestire da professionista, perché poi sai, Luciano, un conto è gestire come abbiamo noi il trading, e un conto è invece gestire i fondi, le gestioni. Il trading è più gestibile, nel senso chiudo lo stop loss, mi parte 10, compro subito, compro un altro titolo, via. Il fondo non è così, perché il fondo passa 2, 3, 4 giorni a seconda della depositaria. Quindi magari in quei 4 giorni io non sono neanche investito, non ho i soldi disponibili, magari in 4 giorni magari ci perdo Cambia 5, tutto, 6, sì. 7%. Perché, sai, un conto è tradare un titolo, io lo trado nel continuo. Un conto è tradare un fondo che è discontinuo, perché fa prezzo una volta al giorno. In più, con i giorni di valuta, fa prezzo magari io salto 3, 4, 5 giorni a seconda anche della depositaria, a seconda del fondo. E allora io non ho più continuità di prezzo, come invece ho nei titoli. E quindi là devo stare attento nel gestire questa variabile, che quando ho un book di trading non devo gestire, perché vado in continuità, ovviamente Sì, lasciando sì. perdere il weekend. Ecco perché non hai visto, assolutamente hai ragione, ma la motivazione è che ce n'è ogni settimana ce n'è una. Cioè sto 2022, dimmi tu cosa ci manca. Cioè, voglio dire, ne abbiamo tutte, perché abbiamo ancora la pandemia, anche se sembra in via, ma non diciamo mai, per ogni volta che diciamo che sembra passata, tira fuori un'altra Poi variante. ritorna in un modo o C'è nell'altro. sempre qualcosa per spostare la gente a casa, capisci? Quindi prima la pandemia, poi l'inflazione, poi i tassi, adesso le materie prime, ovviamente, la crisi geopolitica, la guerra, e quindi ecco perché bisogna stare attenti. E ecco perché, come hai ben visto tu, non ci sono state modifiche marginali, proprio Certo. perché, sai, poi se tu hai visto, ci sono certi fondi che magari, cioè mentre se tu vedi il nostro fondo, ovvio che anche noi abbiamo perso, ma non avrei mai visto roba da meno 7, meno 8 in giornata, perché noi siamo Sì. molto schisci, adesso siamo sulla difensiva, quindi anche quando il mercato sbraca, noi perdiamo meno del mercato, perdiamo molto meno del mercato. Però ci sono fondi che invece sono aggressivi, tutti investiti, tutti con high beta stocks, e quindi quando il mercato sbarca, loro sbarcano di più. E
Ecco perché anche tante volte adesso, sai, ricollocarsi è complicato, molto complicato. No, no, è chiara la tua risposta. Cosa che abbiamo già visto nel passato, è il timing, è la cosa più complicata di questo mondo, secondo me, perché non sai se quando uscire, se quando comprare, per cui è sempre. Ti ringrazio, Daniele. Quindi tieni presente che un conto è, ti parto uno stop loss, va bene, cioè chi se ne frega, tra virgolette, peccato, ma va bene, ci sta. Stop loss, taglio, io subito la perdita, quantifico, via, e mi investo su un altro titolo. Il fondo non è così, è Sì, meno sì. dinamico, quindi questo per quello devo gestire più nel long run, perché è proprio la natura dello strumento finanziario che è molto diverso. Daniele, scusami. Ciao Grazie. Martino, come stai? Io benissimo. Intanto salve a tutti. Io sono perfettamente d'accordo con te, però potremmo in realtà noi sfruttare il timing, nel senso che poco fa facevo vedere un grafico che è una ricerca che mi ha fatto tutte le volte che il VIX supera 30, 35, 40. In realtà poi per le settimane seguenti diventa un'ottima opportunità per chi è entrato nel mercato. Quindi, siccome non possiamo anticipare crisi del genere, non le potremmo sfruttare a nostro favore facendo versare oppure semplicemente comprare aumentando l'esposizione, sempre per chi ha una logica di lungo periodo. Che ne pensi? Io sono assolutamente d'accordo. Io ti dico che secondo me, lo so che non sono originale, se uno vuole investire in borsa 5 anni, orizzonte temporale, secondo me, non prima, perché non è possibile, cioè ormai, poi fra l'altro sono saltate tutte le correlazioni, non è più il mondo di una volta, quindi cioè, bisogna avere pazienza, bisogna avere pianificazione, quello per cui ci siete voi, e secondo me l'orizzonte temporale deve essere lungo, perché nel lungo guadagni tanto e bene. Se sei frenetico, secondo me non. Poi, se sei frenetico, devi fare il trading. Se a te piace la frenesia, devi per fare il trading. Se invece vuoi un discorso diverso di risparmio gestito, allora devi avere pazienza. Trading non è risparmio gestito e non è pianificazione. Trading è trading puro, duro, con stop loss e un'altra roba. Quello che facciamo noi, facciamo anche questo, ma quello che facciamo noi, che è il nostro core business, è pianificazione, cioè gestioni e gestire anche queste fasi di mercato che ci sono successe, ricordiamo il 2018, ricordiamo il 2020, da quando sono infamate, voglio dire. Quindi il 2018 anno anche molto pesante, il 2020 sappiamo benissimo quello che è successo. Da questo punto di vista io sono assolutamente d'accordo. Noi non abbiamo toccato niente, non abbiamo venduto niente, sul nostro fondo non abbiamo aumentato l'esposizione nazionale perché diciamo, facciamo acquisti selettivi, però ne acquistiamo, aumentiamo ma sempre di poco, perché ovviamente sai, ci sta presto a fare meno 3, cerchiamo di evitare, però sicuramente dove possiamo comprare titoli, per esempio Interpump l'abbiamo comprata, compriamo, dove vediamo del valore, dove vediamo che il titolo è ingiustamente penalizzato e dove vediamo inefficienze di mercato a penalizzare titoli che invece dovrebbero essere valorizzati, entriamo. Però non facciamo quegli acquisti massivi, cioè tipo al supermercato ciolliamo tutto, ciolliamo la roba che merita e soprattutto, come sempre dico, come spesso ho detto da lungo tempo, cerchiamo di acquistare titoli che o sono poco esposti agli aumenti di inflazione o che riescano a scaricare parecchio dell'inflazione o tanta inflazione sui clienti, quindi che abbiano buoni margini. Questo secondo me è da guardare a livello di stock picker. Daniela, scusami, dico, io concordo perfettamente con quello che tu dici, ma qua il discorso è, visto che tu come gestore non puoi anticipare i mercati, noi in realtà da consulenti possiamo sfruttare a nostro vantaggio questa volatilità. Per assurdo, tutte le volte che la volatilità scende sotto valori di 15-10, noi potremmo, per
assurdo alleggerire se ci sono delle plusvalenze, e invece tutte le volte che supera 30, 35, 40 potremmo a sua volta, parlando con chi, vedere se ci sono opportunità di andare più sul lungo periodo. Visto che la volatilità in realtà sul mondo ormai interconnesso fa parte del gioco ed è forse uno dei fattori preponderanti per il futuro, diciamo che andarla a sfruttare, io lo posso sfruttare solo in questa maniera, se no dovrò di quello che in qualche maniera cerca di darne una pace. Certo. L'avevamo anche detto, scusa, tu ci sei arrivato un po' tardi, avevamo detto che queste, dato la situazione, è un buon momento per incrementare le posizioni, chiamare i clienti e magari spingerli a entrare adesso, che dove tutti vogliono uscire, hanno paura, sono le brutte notizie, e magari vederlo risultato fra 12 mesi, 18 mesi, non aspettarsi a breve, ma chiaramente entrare con meno 10 di indice è molto più facile guadagnare rispetto a chi è entrato al 31 dicembre. Quindi l'abbiamo detto prima, che abbiamo analizzato un po' i dati, che comunque non siamo in una situazione catastrofica, ma solamente congiunturale, e chiaramente il professionista sfrutta queste occasioni per incrementare le posizioni, se ha un'ottica di lungo termine. La gestione chiaramente è fatta su titoli buoni, su fondi buoni, sul controllo comunque dei sottostanti, e che siano chiaramente sani. Due cose. Allora, noi sul fondo nostro ovviamente cerchiamo di comprare anche titoli che non siano così sensibili alla volatilità, quindi compriamo idee di compriamo business. Quindi, per esempio, ti facevo l'esempio di questa società di Prêt-à-Porter, che fa proprio il Prêt-à-Porter per le sfilate, quindi assolutamente un business particolarissimo, e quindi questo cioè è di per sé un elemento di correlazione. Quando tu compri una società così, cosa te ne frega dell'Ucraina, o cosa te ne frega del gas, o cosa te ne frega del Covid, te ne frega di più, però insomma voglio dire... Questo qua, mentre invece dal punto di vista dei fondi, sicuramente questo discorso di gestione, di acquisizione, di compravendita di fondi, scusa, sicuramente questo discorso è anche molto più applicabile, perché sulla volatilità ovviamente noi andiamo a coprire tutto il mondo, tutte le asset class, quindi chiaramente questo discorso si declina molto bene con il VIX per la parte azionaria. Sicuramente sul bond purtroppo le logiche, siccome anche se tu guardi il VIX o puoi guardare il MOVE o puoi guardare quello che vuoi, siccome per il momento vedo fosco lo scenario per i fixed income da qua ai prossimi 6 mesi, quindi questo secondo me, poi non so, io non sono un appassionato di fixed income, ma secondo me non vedo perché ci dovrebbe essere, cioè, ci può essere ovviamente dopo un inizio pesantissimo, il peggiore della storia, sicuramente ci sarà, penso ci sarà un rimbalzo, ma non vedo grossi motivi per cui dovremmo aumentare la locazione sul bond. Non so se sei d'accordo, ma io se mi dicono di comprarlo lo compro, perché per l'amor di Dio il cliente ha sempre ragione, però non vedo, hai visto anche tutta la lista di queste cose qua, vedi che emerging market è l'unico che ha fatto positivo 1%, emerging market local currency, il resto è tutto negativo. Vedo perché mi devo andare a prendere un rischio notevole per avere qualcosa di decente a livello di rendimento, magari prendermi un junk bond, un senso. Ok, qualche altra domanda, riflessione? Ok, allora ringraziamo tutti Daniele per gli spunti che ci ha dato e buon lavoro a tutti. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, una buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao.